Dunque, è finita, l'Argentina vince a 3 minuti dalla fine col gol di Rocco. Allora, cominciamo a dire che parlerò delle due partite, anche se ho visto principalmente Argentina-Nigeria. Di Islanda-Croazia posso dire solo che è stata una partita un po' difficile per la Croazia, che ha fatto un po' di turnover, ha fatto giocare Piazza 70 minuti e questo mi ha fatto piacere. L'Islanda era riuscita a pareggiare il gol di Milan Badel, giocatore che a me tra l'altro è sempre piaciuto e sinceramente, visto che va via a zero, fossi la Juve un pensierino lo farei, senza, cioè, tenere lì, perché uno come Badel secondo me non è male. Era riuscito a pareggiare grazie a un rigore di Sigurdsson e poi al 91esimo, su assist ancora di Milan Badel, Ivan Perisic ha trovato il 2-1, quindi Mandzukic e Piazza vincono il girone e affronteranno la Danimarca seconda nel girone della Francia. Tra l'altro ho visto oggi partita oggettivamente inguardabile. Nigeria-Argentina, secondo me, credo che sia stata la partita più bella del mondiale finora, perché c'era a livello anche emotivo, non bella a livello di gioco, ma a livello emotivo perché c'era in ballo tutto. C'era in ballo un'Argentina che si giocava tutto, nel senso, due squadre che sapevano che del mondiale passava da un loro risultato. Tra l'altro, all'Argentina 2-1 poteva non bastare, perché in caso l'Islanda avesse segnato lei e non la Croazia, andava a casa l'Argentina, quindi veramente era tutto, tutto lì. Quindi, secondo me, alla fine l'Argentina è riuscita per il rotto della cuffia a passare questo turno. E attenzione perché le situazioni così strane, così particolari, con le squadre che passano così per il rotto della cuffia, spesso se prendono piede diventano insidiose. Io non credo che l'Argentina abbia una buona squadra, non credo che sia una squadra scarsa. Dietro è messo un po' male, però se già fai giocare Fazio con Rocco, vedi, visto Rocco ha appena giocato, ha fatto capire insomma di essere meglio di altri. Se dovesse giocare Ansaldi, io credo che l'Argentina abbia veramente una buona squadra. Quindi attenzione, perché se l'Argentina comincia a giocare di squadra, a prendere piede, attenzione, adesso ci sarà un ottavo di finale eccezionale. Eccezionale perché credo che Argentina-Francia sia una partita bellissima, sprecata per gli ottavi. Mi dispiace che uno dei bianconeri andrà a casa o di Bale Higuaín o Matuidi, però ecco, diciamo che lo spettacolo sicuramente ne guadagnerà. E che devo dire su questa partita? C'è poco da dire se non che attenzione perché secondo me la Francia non troverà facile, non sarà una partita scontata assolutamente, anzi, vedo addirittura un pochino più favorita l'Argentina proprio perché la Francia, a differenza dell'Argentina, ha due o tre giocatori la Francia che può fare la differenza, che sono Griezmann, Pogba. A livello di colpi di classe, Giroud è un ottimo giocatore, a me piace, però non ha quel colpo del campione, cioè gliela devi servire la palla. L'Argentina invece ha tutti i giocatori capaci: Messi, Higuaín, Agüero, Dybala, ma lo stesso Meza che non è un fenomeno, però si vede che tecnicamente la giocata te la puoi inventare. Di Maria, ragazzi, stiamo parlando di una squadra veramente ricca di talento. Eccezionale, quindi ognuno può trovare la giocata vincente e oggi l'ho trovata Rocco. Curiosità per chiudere il video: nel 2014, prima dell'ultima vittoria, gli ultimi due gol di Messi con la nazionale ai mondiali furono segnati con la Nigeria. Quella partita finì 3-2 con la Nigeria che pareggiò grazie a un rigore. Pareggiò i due gol di Messi e il gol decisivo lo segnò Rocco, proprio come oggi. L'Argentina va in vantaggio con Messi, pareggia la Nigeria su rigore e poi Rocco la porta a casa. Insomma, quindi direi che l'Argentina non finisce qui il mondiale. Vediamo, insomma, vediamo. 4 anni fa con la vittoria l'Argentina arrivò in finale. Attenzione perché non la do per morta con la Francia. Attenzione, fate molta attenzione a questa Argentina. Domani due video, uno dopo la partita della Germania e uno dopo la partita del Brasile. Quindi domani due video e vi terrò compagnia un po' di più. Oggi purtroppo per il lavoro non ce l'ho fatta. Vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao ragazzi!